Continuiamo l'esercizio 2, continuando lo step 2, dopo aver risolto lo step 1 e aver riportato qui sulla destra il diagramma delle sollecitazioni che agiscono i carichi esterni. Ma questo era già fatto. Tu lo puoi cancellare. Se parti da lì. Manca una forza lì. No, me ne manca un'altra ancora. Tre destra, va, questa metti. Manca le spinte verticali. Manca la spinta verticale. Da giù in alto. No, in alto. Sì, va bene così. E più la dei il cario, questa è la reazione. Il cario dove agisce? Questa è la reazione vincolare. Il carico, bravo. Beh, il valore 1670. Ora che si fa? Si è detto, si deve fare lo step 2, determinazione delle forze interne. Cosa facciamo? Chiediamo uno schema molto più user friendly, non che sfogliamo un quaderno di 726 pagine. Bene, cosa dobbiamo fare? O fa questo, vero? Vediamo se ti riesce a farlo. In modo particolare, ora cosa si rappresenta? L'andamento dei. No, i cari sono già fatti. L'andamento dei. Delle. No, bene, ma di che si parla? L'andamento delle forze interne, ok, essendo interne, in relazione a cosa? Al variare di che cosa? Le forze interne al variare di che cosa? Della corda, della distanza da un punto preso origine dell'albero, va bene? Perché al variare dei punti sull'albero varia le forze interne, vero? Ok? Quindi, per disegnare forze interne, cosa bisogna definire prima? Un sistema di riferimento per la corda, S. Un sistema S per la corda, da cui considerare le sezioni interne. Bravo. E poi dobbiamo mettere la convenzione dei segni, il conto elementare, che ci dice quali sono positivi e quali sono negativi. Ragazzi, a meno le fasi intellettuale, uno studio, a me quelle imparate. Poi la difficoltà nell'esecuzione è un altro par di mani, ma a meno le fasi progettuali, step, cioè i concetti almeno questi, acquisiteli, se no ragazzi si fa buio. Soprattutto quello che dico, mi sembra ancora non avete iniziato l'attività di studio. Io la vedo di molto difficile, soprattutto perché si va avanti, è un casino, mi sembra, no? Fai voi, ma. Mi sembra ancora proprio cominciare a studiare, cominciare a studiare. Perfetto. Infatti lo vedo, non ci sono nemmeno le fasi, ma insomma, vabbè. Vabbè, l'ha messo così. Ok, l'ha rosato. Va bene. L'ho messa all'incontrare anch'io, l'ho rosato, eh. Vai, vai, ora che si fa?
L'ho messo all'incontrario il taglio, verso l'alto, sotto, verso di là, inverti il taglio. Bisogna invertire. Le forze interne quali sono? Chiamale. Quante sono le forze? Parti da laggiù, sono quattro bare su devi fare. Quante sono le forze interne? Perfetto, quindi ce ne vuole quattro, non ha fatto una sola. Io le farei più. Io leva il conto elementare, mettilo un basso e fatti spazio. Perfetto. Mi sono messo il sistema di riferimento alla sistema di riferimento là. Sistema di riferimento. Come c'è? Sistema di riferimento X, Y, Z, vale. Come tu vuoi. Una volta tu l'hai messo, poi tu devi mettere il momento flettente rispetto a quale asse è. Bene, il momento flettente rispetto a quale asse è. All'asse Z. E il momento sorgente rispetto all'asse? Y, l'asse rotazione. Vai, scrivici tu, MF, Z e MT, Y, per come tu l'hai scritto te. Io l'ho scritto in un'altra maniera, MF, Z e MT. X, io l'ho scritto rispetto all'asse dell'X. Vai. O disegniamo, vediamo che viene fuori. Sforzo normale, disegnalo. Oh. Che si fa? Vedo siete molto avanti l'apprendimento di questa disciplina. Vedo siete molto avanti la disciplina. Dai. Perché purtroppo. Vai. Aiutami, signore. Prof, nel punto di riferimento Z, se aveva la X, vuol dire che veniva verso di noi o entrava? Metti la mano destra, XY, con la X è dentro. La mano destra. Chi è che lo sa usare a fare sto diagramma? No, ma è qui. Sì. No. 1370.
1670, tu parti da No, A. no, 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 1700 era oh. 1700 era A. Guardare è troppo facile. Tu dovresti mostrare il tuo sapere, vero? O il tuo non sapere, vero? Dovresti mostrare il... Dovrebbe andare parallelo all'albero. Sì. Nel 740 il tiro è perpendicolare. Cioè, se questo è l'albero non dovrebbe andare così. Sì. Nel 740 però è perpendicolare, non è parallelo all'albero. Sarebbe non 1670. Sì, sì. Giusto. Ah, ok. Voglio guardare. Ci siamo? Un po' ci siamo, studiate meno e meno. Come mai studiate poi, ragazzi? Io ve lo dico, è casino, sei compito per fare la settimana, metto subito il compito. No, fu il compito prima. Almeno metto un po' di altro, vi svegliare. L'interazione si fa a buio. Sì, ma sono tutti diversi, non è che volevo piacere. Che il campo è molto bello, l'avevo detto l'anno scorso se andava a aumentare, non mi sembrava che vi nascosto nulla, vi dissi era facile era l'anno scorso per stare quella di estate. Mi potete accusare di non avervi reso partecipi della complessità di questa scuola, del primo giorno fuori orientamento lo dico, chi ha detto è facile non so chi l'ha pensato, questa è una scuola che pari del liceo per difficoltare. Poi guardate, delle volte succede e grazie all'insegnante vi venga resa un po' più semplice, ma un certo imparare qua dentro sono difficili. Cioè, imparare a progettare una macchina, ragazzi, anche con elementi minimi, non è un discorso da banale. Cioè, qui ci sono tante discipline che sono abbastanza impegnative. Il problema è che voi ancora la state sottovalutando questa scuola. Non ci vuole più di mezzo un di mezzo al momento è positivo o negativo abbia fuori il momento sorgente più o meno abbia fuori vai ancora stanco arrivi in fondo no, va bene così, va bene così, faglielo fa così e così va rappresentato me. Una vetrina tanto giusta. In basso mettici il valore, quant'è? Non ho fatto bene, ho fatto bene. Sbagliavo io. Vai. Vai, va benissimo, vai. Mettici il valore. Perfetto. Non importa se metti 1740, devi mettere i valori finali. Il valore finale è 2610 bene e 870 bene. Come scrivere l'equazione del momento flettente? Che distanza c'è, cioè, soprattutto per esempio la condizione di resistenza? Il momento flettente dipende dalla distanza, dai punti della sollecitazione. Siccome tu parti da qui, è 2610 per x, via via tutto allontanamento. E il punto di riferimento è aperto 0.
tu parti da un punto, tu metti il sistema di riferimento e tu lo analizzi. Tu puoi analizzarlo da qui o anche partendo da sopra. L'importante è che tu tenga conto e cambia la direzione positiva, poi il resto è uguale. Tanto la forza interna, tu la guardi da sinistra, tu la guardi da destra, il principio di azione è la stessa. Cambia solamente la direzione. O giù. Vai. Succede 50 anni in un momento. Molto flettente? Sì, 653. Come si fa a trovare il momento flettente? Te lo ricordi? Va, scrive l'equazione giù. Ma che mi sembra? Non ti ha scritto nemmeno un foglio. Te nemmeno? Zero. Siamo a 0 grammi di inchiostro sul quaderno. Eh? Questa è la lezione di 26 di settembre. Siamo il 20 di ottobre. Quando si vede la prossima volta? Mercoledì prossimo verifica scritto. Tanto l'aria ora dovrebbe essere quasi definitivo. Martedì prossimo verifica. Dove, in quale punto l'ha considerato? Quanto è il braccio? 250, 250. 250, la metà. Il punto di riferimento proprio è in C. È in C il punto di riferimento. No, sì, ora lui lo sta calcolando in C. Ma com'è l'andamento di momento flettente? Una retta, costante? Positivo o negativa? Come fa a vedere che è negativa? Positivo perché si È positivo. È positivo dove si rappresenta? Perché te l'ha messo così positivo? No, può andare bene, lo devi motivare e basta. Se è tutto sbagliato, perché l'ha messo lì? Quindi si rappresenta positivo la parte delle fibre tese. Tu la scancellai il conto, non si capisce dove è le fibre tese, però. È tutto lì il riferimento, si parte dai conci. I conci elementari, qui triangoli sono, qui rettangolo levato. Tu lo dovevi rappresentare però, se no tu un po' piccole sono le fibre tese. Vediamo se ora. Se tu fossi, le fibre tese, quelle si chiamano taglio o il momento? Oh, va bene, allora va bene. Perfetto, va bene. La fibra tesa è sotto, con quel momento flettente. 653. Vai, riportalo. Ora, io ho detto 653, ma a te lì ti veniva 653 o ti veniva un numero diverso? Che numero ti veniva? Sì, senza calcolatrice, che numero ti veniva? Vediamo se tu sei intelligente. Cosa cambiava? Te che cosa ci hai messo lì? Il braccio me l'hai messo in braccio, in che unità di misura l'ha messo? Bene. E quello invece sarà secondo te Newton per? Perfetto, va bene? Qui dovevi mettere 0,25 per farlo un metri, ok? Però vabbè, lascia aperto. Metti Newton metri. Vai, scrivi il momento sorgente e poi si tira le conclusioni. Momento sorgente come va? Lineare. Sì? Fino a dove?
Sveglia, sveglia. Perfetto. Va bene? Vediamo che si fa. Se è finito lo step 2, sta da tirare le conclusioni. Tira le conclusioni, metti una cornice e dentro ce le metti le conclusioni. Che conclusione ci metteresti? Cosa devi dire ora? Nemmeno le fasi avevo in testa, ragazzi. No, come si fa a farle? Nemmeno le fasi. Nemmeno un riepilogo di quello che ho schematizzato. Ma vi rendete conto o no? A me quello? No. Uno, due. Uno, che devo fare? Qual è l'uscita del punto uno? Oh. La sezione critica. Bene. Qual è la sezione critica? Sì. Bene. Trova le... E ora in C che cosa devi fare? Bene, uffa, scriveli. Perfetto. A 30 segni, lo sforzo normale com'è? Primo, taglio, l'unità di misura è il taglio. Oh, il taglio, taglio, newton metri. Poi, sforzo normale positivo o negativo? Sforzo normale positivo o negativo? Il taglio sarà sbagliato perché guarda come si è messo il concio. Guarda come è il concio, è positivo o negativo il taglio? Va bene. Allora, ci sta la sezione di riga. Si è finita la fase 2 o no? Bene, ora che si fa? La fase 3 che si fa? Oh, vai, buttati. Come si fa a determinare il sigma ammissibile? Cosa abbiamo bisogno per fare lo step 3? Dobbiamo consultare qualcosa oppure no? Cosa si deve consultare? Cosa si deve scegliere nello step 3? Se non l'abbiamo imposto. Per determinare il sigma ammissibile, cosa dobbiamo scegliere? Oh, come teoria? Sulla scritto, non ha scritto? Nemmeno gli appunti davanti li faccio l'interrogazione. Come si deve fare? Spiegami, per far bene l'interrogazione che deve fare? Il materiale. Vero? Bene, quindi devi andare a prendere la tabella dei partendo da che materiale ci metteresti in questa applicazione, guardando un po' le sollecitazioni. Andresti su un acciaio specializzato oppure ti basta un acciaio normale? Bene, proviamo un acciaio normale. Prendiamo un C40. Ti prendo la tabella, dimmi te quali valori da questa tabella prenderesti.
Ora c'è 40 in c'è, ma insomma. C'è 43. O c'è 36. Scegli se, quale vuoi prendere? 43, bene. Quale valore da qui andreste a prendere? Ci si fa? Quale volete prendere? Uno sa. Ma mi domando, ma quando spiego, mi seguite voi? Ma no, non solo non mi seguite, non studiate, non mi seguite, sparassi. Ci si può sparare ora, eh? Io posso sparare ora. Se io fo le lezioni... Non servì a nulla le lezioni ho fatto. Anche i più bravi non hanno fatto nulla. Do ragione al professore, allora. Ragazzi, volete svegliare? Ma che ci vuole a consultare la tabella? Ho capito, ma le fasi che c'è da fare almeno, uno fa la lista di boato, no? Poi la difficoltà può essere nell'operare, ma il che bisogna pigliare del materiale, che elemento bisogna pigliare? Il cario di rottura. Qual è il cario di rottura? RM. Quindi qual è il valore? 690 e 840. Bene. Quale scegli? In base a cosa scegli e considerazioni fai? Perché è così variabile il materiale? In base al diametro. No. In base al fatto che tu puoi avere fornitori che hanno un margine di errore di tolleranza nella fornitura di materiale. Chiaro? Chiaramente, se tu vuoi un materiale più perfo, tu avrai un costo. Il fornitore ti garantisce un 140, 800 newton metri, millimetro quadro, probabilmente ti dà un materiale più qualificato, ha fatto una selezione, ha scartato più materiale per selezionarlo, e ti dà un materiale più per quadro. Se non te ne frega nulla, tu vuoi ridurre i costi, tu prendi il minimo, tu sei sicuro e conservativo, tu sai che non dovrai imporre al fornitore niente, perché comunque il minimo di legge te lo deve garantire. Chiaro? Quindi almeno quello te lo devi garantire. Poi magari ti dà qualcosa di più, ma almeno quello te lo dà. Quindi te, se dimensioni tutto in minimo, sei sicuro che non sbagli. Ovviamente questo è cosa comporterà nel risultato finale che ottieni. Sì, però a livello 6 tu sei a fare meccanico, tu sei a fare il imprenditore. A livello meccanico cosa ti aspetti? Se tu prendi un 640. Bene, e poi quindi conseguentemente nello studio che tu stai facendo, qual è l'obiettivo del tuo studio? Perfetto, quindi nella determinazione di diametro cosa ti aspetterai? Che diametro ti verrà? Perfetto, ti aspetterai e il diametro può crescere. Quindi da una valutazione devi fare. Dici, bene, io prendo materiale di mia qualità, che diametro mi crescerà? Bene, questa è la considerazione. Quindi il sigma ammissibile è uguale, la forma l'abbiamo? Dimmi quella. Nemmeno copia la lavagna, oh. Che si deve fare qui? Sono deluso molto da te, anche da te, Pere. Ragazzi, non ce n'è uno che mi ha fatto bella figura la lavagna ancora. Un minimo seguito che le ho fatto. Un minimo. Dio, un minimo. Io penso sia dovuta un'attività di studio carente. Mi sbaglio. Io posso sapere che sia difficile, ma almeno gli schemi mentali, le formule, le ho le porto. Sapete qual è davanti? Ma difficile è difficile l'analisi, no questa. Questo non è difficile, no, la formula ovvia. Cioè, che ci vuole? La riscrivere. Capire che sono questi simboli, non ci vuole una laurea. Può essere difficile quello che si è fatto prima, determinare le forze interne, hai il limite. Ma no questo. O gli step procedurali. Questo non possono essere difficili. Può essere difficile l'esecuzione di una formula, l'abilità nell'usarla, ma no, scrive la formula. Perché ci sei messo un E5? Comincia a spiegare. Perché ci sei messo un E5? Perché ci sei messo il coefficiente di sicurezza un E5? Questo lo spiegavo, è difficile questa roba. Sono due, ce ne ha messi due. Un E5 e 6. Il 6 è un'altra cosa, l'ho chiesto un E5.
Perché si mette un x5? L'ho spiegato, andiamo a rivedere i video. Ah. Sono cose difficili, sono roge anche, no? Perché si mette un x5? Ci accontentiamo, allora, questa è la curva di immateriale, va bene? Ti ricordi le proprietà di immateriali? Quando io vado a fare un provino, quali sono le tre zone? La zona, la chiamo la zona grigia, che è il campo, come si chiama la zona grigia? Campo elastico. Poi abbiamo la zona blu, che è lo? No, è lo snerva? Lo snervamento. E poi abbiamo la zona arancione, che è la zona plastica. Noi in quale delle tre zone accettiamo di lavorare? Quindi in quella grigia. Bene, il punto che ho messo te, se è 90, è il punto A, è il punto B o il punto C, di proporzionalità del 2%. È il punto A. Siccome uno però si può lavorare qui dentro, cosa si deve fare? Devo considerare la sua riduzione. E come si fa questa riduzione? Ci si mette 1,5, va bene? Quindi si considera 1,5 come coefficiente che mi porta il limite plastico nel limite elastico, un po' approssimato, chiaro? Cioè si riduce del 50% circa il carico di rottura. Chiaro? Quanto fa 6,90 su 1,5? No, 50%, un po' meno, 75. 6,90 diviso 1,5 mediamente ti porta a 4,60, va bene? Aspetta, diamo il secondo efficiente sicurezza, il C2. Il C2 cosa tiene conto? Questo è il C1. Il C2 cosa tiene conto? Non solo la Fonesa, un'interrogazione brutta, attacca anche il Covid, ma ammazza, dai, forza. Il sacrificio salute per nulla. Il 6 cosa rappresenta? Dai. Non lo sai. Ma qualcuno di voi che lo sa lo sa, ovvio. Vediamo se. E di cosa. Tutte e due sono coefficienti di sicurezza, anche l'uno e mezzo volendo. Ma il C2 da cosa si basa? Sulla resistenza del materiale. Perché? Perché diminuisce? Perché la devi diminuire tante volte così? Qual è la caratteristica che porta il materiale a perdere la sua proprietà meccanica? Quale fenomeno si innesca nel materiale? Lo sforzo del tempo. Bene, che si chiama? La fatica. Perfetto. La fatica porta a una riduzione delle proprietà meccaniche e materiale, vero? L'abbiamo anche spiegato a livello metallurgico noi nella lezione, non voglio arrivare a tanto. Però è chiaro, se prendo un materiale sottoposto a che tipo, la fatica è il tipo di sollecitazione, è costante o alternata? Alternata. Se porto un qualsiasi componente meccanico a un tipo di sollecitazione alternata, quindi che cosa vuol dire alternata? Che le forze interne, che le forze interne variano continuamente la propria direzione. Ho una riduzione notevole delle proprietà meccaniche, vero? E ne tengo conto mettendo il coefficiente di sicurezza. È massimo per il carico a fatica. Va bene? Bene, io te l'ho preso 6, 6 è il massimo, si può andare da 4 a 6. Il fatto che abbia preso 6, come mai? No, la forma ti dice da 4 a 6. Per essere sicuro, però per essere sicuro bisogna fare una considerazione. Non è che tutte le volte per essere sicuro tu fai... Che deve avere. No. No. Qual è la condizione progettuale che ti costringe o che ti consiglia di prendere un valore più elevato? Dipende come viene usato l'altro. Perfetto, dipende dal campo di applicazione. Secondo voi, quando è che è consigliabile prendere un valore più alto? Non lo so quando, magari quando ci saranno le massime numero di giri, quando c'è più carico. Il numero di giri è legato comunque al carico, se è determinato quando non è legato allo studio ma è legato all'applicazione. Lo studio l'abbiamo fatto, quindi in base ai giri e tutto abbiamo le forze giuste e agiscono sull'albero. Cos'è che effettivamente impatta
sulla scelta del coefficiente di sicurezza. Il progettista, quando va a prendere un coefficiente di sicurezza. Perfetto. Va a vedere quell'albero dove lo utilizzato. Se una volta se è un campo pericoloso, deve essere Perfetto, se lavora in un campo di sicurezza, per esempio, per cui se quell'albero si rompe, mette in crisi, rischia di ammazzare una persona, se il campo a reazione, un ventilatore, un phon, un asciugacapelli, se si rompe, tu lo cambi, non vai. Perché lo scegliere un coefficiente di sicurezza molto prudente, ho fatto sì, che impatto ha sul risultato di presentazione che ottengo? aumenta il diavolo, quindi per i costi. Aumenta i costi e aumenta la massa. E quindi qual è l'altra grandezza meccanica che si lega alla dimensione? Uno è costi e quella è un'omia. Quella meccanica è cosa ti aspetta avendo più massa? Eh? E quindi cosa cambia a livello di funzionamento? Aumenta le forze? Quali? Oh, e se dall'anno scorso si parla di queste forze, ancora non sono entrare in campo. Lo vedete quanto è importante la meccanica per farvi ragionare? Ancora non ragionate con la meccanica a testa, ragionate con un velo, me lo fate dire perché si sta registrando. Però, cosa ragionate? Aumenta le forze di inerzia, quindi aumenta automaticamente il motore, ci devi mettere a parità di prestazioni, oppure se ci metti il motore e fa più inerzia, accelera più piano. Quindi lo stesso movimento, invece di farlo in un tempo, lo fanno in un tempo maggiore. Se tu sei in un'azienda e vuoi fare un'operazione, tot operazioni l'ora, te gliene fa fare il 20% meno, perché va più piano. E quindi questo è un costo, ritorna il costo, ma con l'impatto della meccanica. Mentre l'altro è un costo d'acquisto, un costo diretto. Questo è un costo funzionale. Ma le capite ste o sono, ragazzi? L'obiettivo è questo. Cioè, è tutto lì. Cioè, l'anno scorso sono stato un anno a far capire l'importanza della forza di inerzia, ma ancora non mi entra in campo. Quando voi aumentate un chilo un oggetto e si muove, automaticamente vi portate dietro più forze, più costi, più tempi. Perché quell'operazione la fa più lentamente a parità di potenza. Perché il lavoro è funzione della massa e della velocità che voglio ottenere. Chiaro? Quindi se ho più massa, avrò velocità minori, oppure maggior tempo per raggiungere quella velo. Perché per portare un corpo al regime ho bisogno di attraversare il transitorio e quindi di accelerarlo. Se l'accelerazione è minore, ho più tempo per portarlo al regime. Di Sarma? O Aumento più potenza di metto motore. in potenza motore. Però deve essere consapevole. Quando io prendo 6, mi aspetto un motore più grosso o tempi più lunghi. Non ci piove. Chiaro? Quindi cominciate a pesare, tutti i numeri mettete, siete liberi, ma siete liberi vincolati, cioè lo fate e dovete sapere e motivare di aprire, mettendovi i numeri, che succede dopo. Se li mette a caso, invece li metti, nessuno te li critica se è 4 o 6, te li critica se lo mette a caso. Se dici io metto 4 e mi aspetto questo, io metto 6 e mi aspetto questo. Siccome molte volte, il prossimo anno, avete anche il campo d'utilizzo di un oggetto, quindi sapete se è un ventilatore, una gru di sollevamento, avete le informazioni per scegliere o 4 o 6 e motivarle. Chiaro? Ti guardavo e dico, arriviamoci. Ovvio, facciamo questa operazione, 6,90 diviso 9 fa 76,7 newton su millimetro quadro. Ora che si fa? Si è finito step 3. Ora che si fa? Step 4. Bene? Nello step 4 cosa si fa? Nel calcolo del momento equivalente commettiamo una, facciamo un'approssimazione. Che approssimazione facciamo? Perfetto. Nel trascurare sforzo normale e taglio. Cioè nel consiglio. Arrivi sulla finestra. Chi l'ha chiuso la finestra? Riaprite un po' la finestra, un minimo. A me mi interessa, aprite un po' la finestra. Ci vuole un riambientino d'aria. Minimo, ma ci vuole. Non si può stare chiusi, sigillati. Non ci sarà nessun positivo là dentro. Se ci fosse uno, alla fine ce la piccia davvero. Un minimo, non già bisogna esagerare. Eh? Spero ci sia un po' di.
Tanto l'hanno fatto la legge, se c'è un positivo sta a casa solo lui. Ok. Bene. Vediamo, trasforma. Allora, ti ricordi brevemente, teoricamente, come mai si arriva a questa formula? Che considerazione si fa? Come mai si fa questo tipo di ragionamento? Come mai si mette insieme questi numeri? Come si arriva a questa formula? Te lo ricordi? Un po' anche di teoria non fa male, anche per capire, non fa le cose proprio in maniera bovina. Meglio di nulla, si piglia anche il bovino, però se uno anche capisce e ci ragiona, nella vita si trova sicuramente meglio. Qual è il vantaggio di utilizzare? Cioè, come si arriva a questa formula? Lo Spirito Santo ce l'ha annunciata come la nascita di Gesù bambino, o dietro c'è un lavoro abbastanza fisico e matematico che porta al ragionamento e a trovare questa formula? C'è un lavoro, bene o male, vero? Non è una barzelletta. Qual è? Dai, andiamo Davide, ti vedo in forma. Questo tutto impattano. Chi è che ti dice lo sforzo normale? Allora, la pronunciazione è codesta. Bene, sforzo normale e taglio di solito impattano molto se le lunghezze sono elevate. Siccome l'albero è abbastanza compatto, con lunghezze ridotte, sono effetti minori rispetto al momento flettente e torcente, e questo va bene. Oltre a questo, però, come si arriva a questa formula? Innanzitutto, perché si arriva a questa formula? Perché chi ha pensato questa formula? Perché non si può considerare le forze interne come separate, ma le ha messe tutte insieme? E là, perché da molte se ne arriva una? Perché da due... Cosa facciamo noi allo step successivo? Lo ricordate? Sì. Elementi di diametro minimo e la formula è cosa ci si mette? Ecco, quindi si mette insieme, si apparecchia la tavola in una formula e ci si mette, vero? Il momento equivalente e si va ammissibile. Quando si apparecchia la tavola e si va a mangiare, salvo cuochi abbastanza evoluti, ci si mette lo zucchero e il sale, o ci si mette prima il sale e poi dopo ci si mette lo zucchero? Come mai si mette lo zucchero e il sale insieme in questa formula? Che non è di fatto zucchero e sale, ma sono cose che possono essere compatibili. Qual è la cosa che le rende compatibili? Quale ragionamento è stato fatto che le rende compatibili? Ragionamento si trova nello step 4. Cioè, cos'è che di fatto rompe il vostro albero? Qual è la cosa che fa collassare il vostro materiale? No, tu ce n'hai più di uno, tu hai una combinazione di due forze e te lo confronti con una prova di laboratorio, prova che ti dà il sigma ammissibile, va bene? Perché ti faccia il sigma di rottura, a parte le considerazioni di progettazione. Come si fa a... perché, diciamo, non si deve confrontare una condizione di utilizzo che è uguale o diversa alle condizioni di prova di laboratorio? Diversa. Le devi mettere insieme e comparare. Per poterle comparare, qual è l'anello di congiunzione che ti fa confrontare un sigma ammissibile con un momento equivalente, a parte l'unità di misura? È la teoria che hanno studiato. Cos'è che di fatto porta il materiale a rompersi? Le sollecitazioni direttamente o le sollecitazioni generano un qualcosa e poi porta alla rottura? Ed è questo qualcosa, cosa genera? Genera un'energia di deformazione che raggiunge un'energia chimica che lega le particelle e le porta con la... Quindi cosa ha fatto chi ha stirato fuori questa formula? Ha studiato in che modo associare una sollecitazione composta fatta da momento flettente a momento torcente equivalentemente a una sola sollecitazione simile a quella della prova di trazione che porta alla rottura per pezzo. Cioè, se io prendo un albero e lo soggetto a momento equivalente, ha la stessa energia di deformazione di un albero e ha una opposizione di momento flettente e momento torcente secondo la formula. Cioè, hanno la stessa energia che porta alla rottura in materiale.
con la stessa energia, mi metto nella stessa condizione l'energia di rottura che ha portato alla rottura di profilo. Qui mi metto nelle stesse condizioni di sollecitazione a livello di energia della prova di laboratorio. Quindi combino le forze affinché mi diano un'energia di rottura uguale all'energia di rottura che avevo in laboratorio. E a quel punto le posso confrontare e determinare il diametro che fa sì che l'albero si trovi minimo nella stessa identica condizione. Io si è trovato il provino in fase di trazione e quindi raggiunto la ρ. Tant'è vero, il diametro minimo che determino nello step successivo è il diametro minimo e fa sì che l'albero con quel diametro si ha perfettamente la sua rottura. E io ho fatto, andrò a prendere un diametro superiore che si allontani dal limite di ρ. Avete capito? Sì, ma se non avete capito, sentite l'audio, ci ragionate, ci perdete un'ora di tempo, ci spaccate il cervello, e se non capite ce lo risentite. Perché questi sono concetti che vanno capiti. E non c'è un altro modo per spiegarli. E vedrete se parlate bene il concetto, vi sono argomenti anche perché si fa certe fasi. Vai. Viene. Seicentosettanta newton su millimetro, newton metro, sì. A questo punto che si fa? Vai, perché si deve fare lo step 5? Ok, ovviamente il diametro minimo in quale sezione lo determini? Perfetto, una sezione C, che è quella più critica, va bene? Va bene o c'è un errore? Quando si scrive le forme bisogna controllare che tutte le grandezze abbiano unità di misura compatibili. Oppure, più semplice, visto il diametro, me lo determini, metro o millimetro. Perfetto, per portare un millimetro che devi fare? Perfetto. E viene 44,65. Bene, a questo punto il ragionamento si fa. Bene, che ragionamento si fa? Bene,
Bene, sicuramente, però per arrivare a questa conclusione bisogna farne altre due, una di tipo progettuale. Uno a livello concettuale e progettuale, una scelta progettuale. Una scelta progettuale che un po' si è già fatto uscendo dallo step 2 a quel modo è che il tuo albero sia fatto, che tipo di sezione hai il tuo albero? Variabile o costante? La sezione dell'albero deve essere variabile o costante? Se c'è solo una sezione critica, se vuoi far costante, tu dovevi pigliare un'altra sezione dove tu volevi variare la sezione, magari dove la sollecitazione non era massima, però siccome tu volevi variare la sezione, tu andavi a prendere la sollecitazione. Per esempio, qui, se te invece in C volevi fare una sezione variabile, dovevi andare a prendere magari dove volevi variare la sezione, prendere i valori dove la sezione la volevi variare e rifare lo studio su quella sezione dove c'era minore sollecitazioni e probabilmente ti viene un diametro minimo minore. Chiaro? Dal momento che te ne hai preso una sola, dà per scontato e prendi la sezione più sollecitata e la distribuisci su tutta la sua lunghezza. Bene, questa è la prima considerazione progettuale che si è fatto uscendo dallo step 2. Bene, poi altra considerazione devi fare. Bene, e che il diametro effettivo da cosa dipende? A quale altra scelta progettuale dipende? Perfetto, quindi anche lì, dalla scelta progettuale di come calettare questa ruota sull'albero, chiaro? Quindi, siccome vi c'è una ruota, la devo calettare sull'albero attraverso un componente amovibile, che può essere una chiavetta, una linguetta, per esempio, un profilo scanalato. Non lo so, quindi scelta progettuale che ovviamente condiziona il dimensionamento, te scegli, ipotizzi, ipotizzando di mettere una linguetta normale, perché anche qui la posso prendere, normale o ribassato, vado a determinare il diametro effettivo partendo da un diametro normato di riferimento. Il diametro normato dove si prende? Dalla tabella. Prevalentemente qual è la tabella dal momento che tu prendi una sezione costante che te devi andare a consultare? Quale tabella vai a prendere dal momento che tu scegli di fare una sezione costante? Quindi guarda un attimo lo schema della tua macchina, cominciate a ragionare, il prossimo anno ci dovete sviluppare anche i progetti e le macchine. Guardate quest'albero. Qual è il concetto e il ragionamento che te devi fare per andare alla tabella? Quale tabella vai a prendere che ti vincola il diametro? Qual è il componente meccanico che ti vincola il diametro dell'albero? Perfetto. Quindi vado a prendere la tabella dei cuscinetti, perché se a sezione costante deve entrarci un cuscinetto. Perché se non c'entrasse il cuscinetto, potrei anche prendere un diametro non normato, tenendo conto della barra normata che io voglio acquistare, per poi fare il ciclo di lavoro, asportare, oppure addirittura se fuori forgiato di fusione, me ne frego. Chiaro? Ma qua proprio io Però no, vorrei veramente due tabelle diverse visto che sono due misti e due radiali. te ne pigli uno solo. Cioè c'è una tabella unica. Il cuscinetto, tu vedrai, ha una catena di diametri interni e indipendente se è misto o radiale. Perché? Vai, prendi pure il gesso. Quindi il cuscinetto, come vedrai, ha una famiglia di diametri che sono indipendenti dal tipo di applicazione. Quindi se è radiale o perché segue l'ISO 15 e l'ISO 15 segue una categoria, è una norma internazionale a cui tutte le aste costruttrici si devono attenere. Chiaro? Quindi io se voglio fare dei uscinetti, li voglio produrre, non posso produrre diametri come mi pare, devo rispettare quei diametri normati. Nello specifico si va negli uscinetti, va bene? C'è la norma dei uscinetti, che è la stessa che abbiamo fatto l'anno scorso, vi ricordate? Vedete come torna su quello che abbiamo fatto l'anno scorso, non è casuale. Vi ricordavate quando si faceva le esercitazioni, vi dicevo di controllare le grandezze, le norme, è che poi voi spesso non mi ascoltate. Se uno ha chiaro un po' la panoramica anche della... Però posso fare un buon immagino. Buona finisce. Se no, fa un mazzo.
visto più. Questa vedete l'ISO 15 che vi dà automaticamente i diametri dei uzzinetti, va bene? Ora il diametro esterno e B dipende anche dalla serie che una cassa si può dare, no? Che ha un certo campo, no? Mentre quello effettivamente vincolato è il diametro di piccolo, mentre vedete in base alla serie può cambiare il D e il B. Questo è il B, è la larghezza, e questo è il diametro esterno. Va bene? Come vedete posso avere più larghezza a parità di diametro esterno, ma quello invece è netto, è lo standard degli cuscinetti, diametro interno. Ora, nel caso nostro abbiamo... No. Quale prenderesti te come diametro? 50. Proviamo un 50. Prendi 50. Quindi, primo tentativo, prendiamo il diametro normato di 50. Come si fa a determinare il diametro effettivo? Prendiamo il diametro normato di 50 e per determinare il diametro effettivo, sulla base della scelta progettuale, dobbiamo pigliare il diametro normato meno la cava della linguetta, che è T1, vero? Si va a prendere la linguetta, la tabella, sempre il manuale. L'avete presa alcuni di voi in manuale o no? Cominciate a sfogliarlo però, non tenete a arricchire la vostra biblioteca, portatelo, sfogliatelo, vedi, vi serve, sfogli, prendi l'occhio, cioè, non ve l'ho fatto comprare per arricchire il colore la vostra biblioteca, sta bene il Bordeaux, quindi si fa comprare un libro di color Bordeaux che ci sta bene in casa. Quant'è la cava, quali di queste grandezze si va a cercare? Il T1. Bene. Il T1 quanto sarà su un albero di 50? 50-58. Guarda bene, che c'è scritto qui? Maggiore di? 50. Quindi se dove ti fermi? Questo o quello sotto? Quello sotto, no? Quello sopra o quello sotto? Quello sotto. Oh, ma non ti ho fatto ragionare. Ah, maggiore da quello sopra. Io. Se no, tu sei ragazzo intelligente, tu sei un po' pigro, ma intelligente tu sei. Quindi quant'è la cava? Di 5,5. 5,5, no? Bene, vai. E viene? Allora, e qui apro una parentesi ora. Qui ora potete aprire una parentesi, va bene? Qual è la parentesi potete aprire? A livello progettuale. Cominciamo a ragionare da progettisti, non da matematici e fisici e basta. Qui cominciamo a essere progettisti. Bene. Allora, uno, ho preso il materiale più scarso in commercio. Due, ho preso il coefficiente di sicurezza massimo, quindi sono messo nella situazione peggiore. Mi viene un risultato molto vicino, è legittimo pensare, uno, o cerco un materiale leggermente migliore, o accetto un rischio, coefficiente di sicurezza invece 6, 5, 7, 5, 8 è sempre alto. Non vado a cambiare un diametro di un albero perché il successivo invece di 50, quanto è? Andiamo a vedere. Sì, appunto, aumenta molto, quindi vale la pena prendere un diametro così più grande per avere, non l'ho messo, per avere, cioè, solo per qualche, oppure visto le considerazioni fatte, vedete, 55, vale la pena aumentare completamente un diametro 5 mm di fronte a qualche, no, due strade, o torno indietro sul materiale e lo cerco leggermente più performante, magari 710, perché a quel punto mi può convenire una spesa maggiore per quantità, però risparmio in peso in tutta una serie di sollecitazioni. Chiaro, questo è un po' ragionamento che dovete fare, ok? Cioè, non è un'applicazione di una forma matematica e via, è il ragionamento da persone essere pensanti. Quindi, la conclusione è tiro,
accetto questo diametro, magari rivedendo leggermente o il coefficiente di sicurezza, e l'ho preso veramente al massimo, o vado a prendere un materiale leggermente migliore. Invece un 6,90 ci metto già un 7,20, 7,30, proviamo per curiosità. Se io qui metto 7,30, quanto viene? 7,30 diviso 9 viene 81,1. Con 81,1 vado a prendere il diametro minimo, al posto di 76,7 metto 81,1. Quanto mi viene? Allora, shift radice terza fratto fratto 43,82, nettamente al di sotto del valore 44,5. Va bene, sono rientrato ampiamente dentro il valore minimo. Ok? Quindi questa può essere una strada. Addirittura c'è un margine per aumentarlo invece 7,30, 7,10 e poi ci rientro qua. Sono tutte considerazioni, ovviamente. Uno poi a livello la sensibilità, oppure posso accettare anche un piccolo rischio di lasciare tutto come sta e visto la piccola differenza, ok? Tutto giusto? Bene, a posto. Ci sarebbe a questo punto da fare tutta l'analisi di verifica, considerando anche lo sforzo normale e tardi, ma questo l'ho fatto una volta, l'ho detto, è abbastanza anomala, ci fermiamo spesso a queste considerazioni. Va bene, questo già il compito, ci fermiamo qui, non dovete andare avanti. Cioè, tutto un 7, 8, 9. Il compito non importa, anche che il tempo è stretto. Mille volte.